L'astensione del partito indipendentista CUP ha impedito a Jordi Turull di essere investito come nuovo presidente della Generalitat catalana durante il primo turno di votazioni al Parlamento di Barcellona. I quattro deputati della formazione secessionista hanno negato il loro sostegno all'ex ministro e portavoce di Carles Puigdemont, dopo aver ascoltato il discorso di investitura che hanno etichettato come autonomista invece di pro-indipendentista. Il Parlamento si riunirà nuovamente sabato per una seconda sessione plenaria. Turull, su cui pesa la richiesta di rinvio a giudizio per ribellione in occasione della proclamazione di indipendenza, al secondo turno avrà bisogno solo di una maggioranza semplice. Alle 10 del mattino. Si cerca la sessione.